was young, I went up to school, that taught me how to write. Could take the chalk and make a mark, I hope it turns out right. But that's the way it is with love, and what you did to me. I wrote to you, you know, that it was yours eternally. But my tears I washed, I love you, black blood on my heart. It's too late to clean the slate and make another start. I'm satisfied the way things are, although we're far apart. My tears I washed, I love you, from the black hole of my heart. If you've been true the way you should, and not have gone astray, those tears would not have fallen down and washed the roots away. No need to talk if the chalk should write these words again. It will be for someone else, the things that might have been. But my tears have washed, I love you, from the black boat of my heart. It's too late to clean the slate and make another start. I'm satisfied the way things are, although we're far apart. My tears I washed, I love you, from the back of my heart. Ah, beh, non suona male questo Highlander MSS4. La caratteristica principale per me non è tanto il suono, perché sì, è migliore di quello che ho, ma non in un modo stratosferico. È che è molto comodo qua, cioè è più largo il manico. Oh, queste interpretazioni sono fatte di pomeriggio, quindi canto molto piano e sono un po' più crooner, non sono, il mio suono della voce è molto più alto. E anche perché c'è sicuramente maggior controllo suonando un po' più piano, cantando un po' più piano, ma il bello è essere capaci di alternare vari tipi di canto su vari volumi con varie dinamiche, e anche interpretare il pezzo, perché se io lo rifaccio un'altra volta non sarà mai uguale a questa. Almeno questa è la mia modo di percepire la musica. Altri fanno tutto prevedibile al 100%, tutto studiato, che funziona la prima volta, dopo il pubblico si stufa e senti sempre la stessa interpretazione, lo stesso modo, o cambia ogni volta completamente il repertorio. Ma insomma, per quanto riguarda io, di solito quando prendo uno strumento nuovo, una settimana, due settimane, faccio parecchi video con questo video, poi dopo lo rimetto da parte, non è che non lo suono più, però si alterna più con, scusate, si alterna più con gli altri. Io sinceramente esteticamente mi piacciono molto questi, e muovono addirittura, boh, non lo so se in cosa sarebbe di tanto meglio. Io quello che noto è che questi partono con già un'incatenatura, che non sono ciocchi di legno come altri. I used to spend my nights in the bar. Liquor was the only friend I knew, but you rescued me from reaching for
rude bottle, and you brought me back from being too far gone. You're as smooth as that is a whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy, and I stay stoned on your love all the time. I look for love in the wrong places, found the bottom of the bottle. Sì, the bottom of the bottle. Scusate che mi ero un po' confuso su una cosa. Questo è un pezzo che faccio spesso. Non so se adesso sto a cantare o sto a spiegare quello o sto parlando. I look for love in all the wrong places. I found the bottom of the bottle always right. But when you pour out your love, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love. Get me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet. Strawberry wine. You're as smooth as a glass of brandy, and as a stone on your love all the time. Come vedete riesco a prendere degli accordi anche qui, che di solito su alti soprano è abbastanza difficile. Io addirittura questo della EPC APC, che è veramente piccolo, lo mando. E sono affezionato perché è stato il mio primo soprano. E I used to spend my night in the barroom. Liquor was the only friend I knew. That you rescued me from reaching for the bottle and you brought me back from being. Suona molto più chiaro proprio per quell'uso anche dei legni. Sicuramente un manico molto più fino e un manico veloce per fare. Molto più veloce da questi punti di vista. Ma questo è bello di avere diversi strumenti, perché ognuno ha la sua personalità. Hello Josephine, how do you do? Do you remember me, baby? Queste corde rosse. Hello Josephine, I do you too. Do you remember me, baby? I remember you. You used to laugh at me. Hello Josephine, I used to walk you home. I used to hold you home. You used to use my breath every time it rained. You used to cry so much. It was a crying shame.
È di un pelo più spesso questo è quello più fino che c'è da questo punto di vista. Strano. Però ho messo questo più estivo di tracolla, è molto fine, fatta sempre da me, perché basta, c'è il moschettone e la gambia. Oh, the faucet started ripping in the kitchen, and last time your picture fell down from the wall. Today the boss said, "Sorry, I can't use you anymore." And tonight the light bulb went out in the whole things. I'm going to pieces since you like. Vedete, la settima che tutti prendono così. Io spessissimo lo prendo come il sol. Cioè il sol settima è così, no? Vado alla bemolle settima, è così, e la settima è così. Oh, è scomodo. Sì, ma se lo fate sempre, 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 spessissimo, pian piano, pian piano. L'ideale è studiarlo molto lentamente, poi su ogni ukulele, perché ogni ukulele c'ha le proprie. Ogni taglia, diciamo, cioè le proprie distanze, le proprie cose. Comunque, una cosa che dicono sempre Aquila, no? Sulle corde rosse, io a suo tempo comprai le corde per soprano, per tenore, per baritono, e comprai due singole rosse. Poi da quando ho detto che secondo me è una fregatura che tu non me le dai tutte e quattro rosse, ha scritto sì perché il suono è più equilibrato così, ma come ci avete fatto due palle così che si può raggiungere maggior densità aumentando il materiale di rame che sta nella corda, quindi la corda non ha quel suono fesso che si ha su spessori più grandi, che è proprio parentesi quel suono fesso su spessori grandi è quello che caratterizza l'ukulele rispetto alla chitarra. E poi me le dai tutte e quattro lavando la coscienza dicendo ma sì, ma insomma così lo riteniamo più equilibrato. E no ragazzi, perché le corde rosse sono state spacciate per l'eliminazione delle corde specialmente quelle più spesse, quelle delle corde filate, tant'è vero che io ho un set di corde della Living Water per baritono, dove tutte e quattro sono in fluorocarbonio, che apparentemente è meno adatto a prendere queste note basse senza avere quel suono più fesso, perché quelle rosse riescono a vedere questo suono più basso senza maggiore spessore. Ora ragazzi, io le guardo bene, non è vero che ognuna che hanno tutte e quattro lo stesso spessore. Mo non so in proporzione agli altri, ma io sicuramente direi che sono cose che non sono vere assolutamente. Quindi c'è un grande battage pubblicitario su cose che poi non corrispondono alla verità. Perché non siete sinceri? Cioè, tu mi dai quattro e quattro, tutte e quattro rosse e me le fai pagare di più. Due filate, due rosse, perché tutte e quattro rosse suonava meglio. Che ne dica questo delle corde, che sicuramente ci capisce, le fa, ma è anche quello che le vende, c'ha i suoi interessi. Allora perché mi devi far pagare due rosse e cioè mi devi cioè fammele pagare di più, ma dammele tutte e quattro rosse o dammi un'opzione. Io farei così, ma evidentemente ci sono altri criteri. Arrivederci.